Ciao a tutti, io sono Floppy e benvenuti in un mio nuovo video. Oggi parleremo ancora del pet feeder. In qualche video fa abbiamo visto come ho realizzato la parte elettronica. In questo vedremo come funziona la parte meccanica e le sfide che ho dovuto affrontare. Quindi, sigla! Come avete visto nel precedente video di questo progetto, vi ho descritto come ho realizzato il circuito di controllo e tutte le connessioni necessarie per il circuito del dispenser. Se ve lo siete perso, lo trovate qui in alto a destra nelle schede. Ovviamente con il circuito da solo facciamo poco, quindi ho creato una struttura che facesse funzionare il tutto. Il pet feeder doveva essere in grado di contenere delle crocchette e poi erogarle con una quantità predefinita. Quindi avevo bisogno di un contenitore e di una sorta di dosatore. Come recipiente mi era passato sotto mano questo vecchio contenitore, che serviva per mantenere i cibi freschi al suo interno, un po' come una borsa frigo. Ho rimosso tutto il polistirolo al suo interno perché non era necessario ed ho riparato con un po' di colla alcune parti del coperchio che si erano rotte con il tempo. Avendo due parti, una interna e una esterna, questo contenitore era perfetto, in quanto potevo tagliare il fondo della parte interna e aggiungere un imbuto che mi convogliasse le crocchette verso il dosatore. Realizzare il dosatore è stata una sfida. Ho buttato giù diverse idee. All'inizio pensavo di farlo con una coclea, che mi portasse avanti man mano le crocchette, e fin qui andava tutto bene. Poi pensandoci meglio c'era un problema. Quando le crocchette venivano portate in avanti, si potevano bloccare nella parte superiore del sistema e quindi bloccava tutto il movimento, di conseguenza non poteva andare bene. La seconda idea era di creare come un cassetto che si riempisse di crocchette e poi, venendo avanti, facesse cadere il tutto nella ciotola. Ma anche qui c'era lo stesso problema, in più il meccanismo poteva diventare molto più complesso. Alla fine l'idea che mi ispirava di più è stata quella di utilizzare delle spatole flessibili che roteando prendessero alcune crocchette e le portassero fino al foro di uscita. Essendo flessibili, quando una crocchetta si blocca sulla struttura del dosatore, la spatola flette e non blocca la rotazione del tutto, quindi continua ad erogare le crocchette senza problemi. Tutto questo meccanismo nella mia testa funzionava, ma nella realtà? Dopo aver stampato in 3D tutti i componenti necessari, ho realizzato le spatole flessibili con dei pezzi dei battiscopa per porte isolanti, quelli che vengono messi nella parte bassa della porta per evitare gli spifferi d'aria. Il tutto fissato a una barra M5 con una vite, che poi veniva collegata ad un motore stepper. La prima prova l'ho fatta con degli inserti per legno che avevo in laboratorio, e devo dire che l'idea ha funzionato al primo colpo. L'unico difetto era il motore che, come anticipato nel precedente video, l'ho dovuto modificare e alimentare con una tensione maggiore, altrimenti non aveva abbastanza coppia. Comunque il dosatore funzionava, quindi ho continuato con la realizzazione del resto della struttura. Ho realizzato un canale che mi permettesse di far scivolare le crocchette fino ad una ciotola, una struttura che collegasse il contenitore al dosatore e alla ciotola e infine un alloggiamento per la scheda di controllo. Per tenere le cose semplici, il dosatore l'ho incollato direttamente al contenitore. Il resto è fissato tutto con delle viti. Come sempre, tutti i modelli 3D li trovate in descrizione, con tutte le informazioni necessarie per la realizzazione del progetto. Ne approfitto per invitarvi ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella per non perdervi i miei futuri video. Intanto, se questo video vi sta piacendo, fatemelo sapere con un commento, sono super felice di rispondervi. Potete anche darmi un grande aiuto mettendo un like al video e condividendolo con i vostri amici. Ora, avendo testato le varie parti, mi restava solo completare il modello 3D, con le ultime modifiche e poi stampare il tutto. Una volta assemblato, ho fatto anche una prova con delle vere e proprie crocchette. Ma si è presentato il problema che una volta inserite sul contenitore, essendo in leggere, si intasavano. Proprio non scendevano. Allora ho pensato di aggiungere un motorino per far vibrare la parte interna, così da smuovere le crocchette e farle scendere. Ho fatto qualche modifica al circuito per poter accendere e spegnere il motore a comando, al posto del buzzer. E così, quando il dosatore gira, ogni 5 secondi il motore vibra e smuove sufficientemente le crocchette per farle scendere. Mi rimaneva un altro problema, ovvero le crocchette non avevano sufficiente corsa per uscire dal canale che le porta verso la ciotola. Questo è stato un grosso problema, perché provando a modificare i modelli 3D mi si rompevano tutte le geometrie.
Quindi ho risolto alzando il retro della ciotola, così che anche tutto il dispenser si inclina e favorisce la discesa delle crocchette. Purtroppo non è un lavoro pulito, ma essendo la prima versione di questa struttura ed essendo anche un progetto con l'intento di risparmiare dove possibile, il risultato rimane accettabile. Comunque funziona tutto quanto e sicuramente ho imparato molto con la realizzazione di questo simpatico progetto. Alla fine ho fatto nuovamente qualche prova. Ho riempito il contenitore di crocchette, ho premuto il pulsante in alto per erogare una porzione e le crocchette hanno incominciato a uscire. Sono super soddisfatto del progetto. Il risultato non è perfetto, ma sicuramente mi ha dato l'occasione di imparare molto sia nella parte software, hardware e nella parte di tutta la meccanica. Spero che anche a voi sia piaciuto questo progetto e che vi abbia dato qualche idea. Vi ricordo che ho lasciato in descrizione tutti i link per poter scaricare i file del progetto e poterlo realizzare anche voi. Ho una notizia importante da darvi. Questo progetto lo potete vedere dal vivo alla Fiera delle Innovazioni in Sovramonte. Sarò espositore e potrete vedere tutti i miei principali progetti, tra cui anche questo dispenser per le crocchette. In più, parteciperò anche alla Robo War che si terrà il 27 aprile alle ore 15, sempre alla fiera. È ancora da definire, ma probabilmente verrà fatta anche una live su questo canale, così anche chi non riesce a venire di persona può godersi lo spettacolo. Ovviamente tutti possono partecipare. In descrizione vi lascio il link con tutte le informazioni per l'iscrizione e il regolamento del torneo. Potete iscrivervi entro il 14 aprile. È una gara dove si scontreranno dei robot con peso massimo di 300 grammi. Sarà un evento magnifico. Detto questo, vi ringrazio della visione e alla prossima! Oh no, abbiamo un amichetto qui. Guarda che brutto. Questo andrà fuori subito.